C'è anche Napoli con le fotografie di Federica la Magra e Nico Vigenti, la pittura di Maria Pia Daidone e le sculture di Maria Teresa Maiello, tra le 100 opere in mostra al Sea Art Festival inaugurato a Sorrento con artisti da tutto il mondo al primo evento espositivo internazionale post-Covid dedicato all'arte contemporanea. Lavori inediti realizzati per il festival durante il tempo sospeso del lockdown dagli artisti di Italia, Spagna, Egitto, Cile e Uruguay su temi dell'isolamento forzato e dell'inquinamento atmosferico in esposizione fino al 6 settembre a Villa Fiorentino per raccogliere fondi destinati al Pascale di Napoli per la ricerca del vaccino anti-Covid. Proprio la pandemia ha ispirato la live painting World Art for Covid, ultimata a colpi di pennello, durante l'inaugurazione dalle artiste Cristina Milakovic, Giulia Spernazza e Alessandra Carloni, che sarà donata ai reparti del Pascale come strumento di terapia per i pazienti ospedalieri. Ha segnato anche il premio Fata Verde, la sirena ammaliatrice realizzata dallo scultore sorrentino Tony Wolfe, vinto dalle artiste Alessandra Carloni per la copertina del mensile Arbiter ed Elvira Carrasco per il warping della BMW Limited Edition con l'opera elettrica. Il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo e la gallerista e curatrice SIAR Rossella Savarese. La città è ripartita anche con la cultura, con questa mostra, la quarta edizione. Noi ci teniamo molto a dare continuità alle nostre manifestazioni per promuovere il territorio. Certamente una mostra così di tanti giovani contemporanei artisti che hanno accettato il nostro invito, sono stati selezionati, verrà valutata dagli ospiti che verranno in questo periodo nella nostra città. Abbiamo il tema del Covid, come gli artisti hanno risposto in questo periodo emergenziale attraverso la pittura, le bellissime campiture di Alessandra Carloni con il suo lavoro Quarantine Diary, che è proprio un diario di ciò che è avvenuto nel periodo dell'emergenza Covid. Abbiamo artisti che dialogano con noi attraverso delle declinazioni molto interessanti anche di un discorso di video art, dove opera come il temporale rappresenta questo fluire dell'acqua che porta via anche un po' le angosce di questo periodo e ci consente di rinascere a vita nuova.